il gioco di Futurama! Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Futurama, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'arrivo di Leela all'interno del sole, e a quanto pare c'è una civiltà nel sole, cosa che ha fatto anche anni dopo Final Space. E siamo entrati nel mercato. Usciti dal mercato, siamo arrivati all'ala sinistra. Vediamo com'è. Yu Yank, 10% in meno, prezzo speciale per programmi di protezione dei testimoni. Quindi o trasporta criminali, oppure se vuoi scappare ti trasportano via tutta la roba. Ok. Ah, uguale il... Questo tempio è meraviglioso. Chissà se vendono delle cartoline. Ok. Allora, mi avete detto di provare a... Per quelli lì che esplodono, di provare a farli finire nella lava. Il punto è che mi sa che in questa zona non ci sta più lava. Vediamo. Allora, qua c'è un pannello. Allora, centro. Oh, Cristo. Allora, centro. Questo. Dio mio, adesso lo spacco. Allora, centro. Questo qua. Questo. 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 E questo. Perfetto. E la porta si aprì con un nemico davanti alla faccia. Voglio metterci sopra del ghiaccio. Eh sì, Leela. Lo troverai di sicuro il ghiaccio. Una scorta di vitamine per un giorno intero. Allora, Dio mio, sta telecamera. Ok. Ci sono delle teste di serpenti. Non farlo mai più. Pazza bastarda. Allora, qua non si può proseguire. Qua sì, però. Da qua invece, lì vedo una tanica, non so di che cosa sia, ma a questo punto non credo sia importante. Ecco qua, questa è chiusa, perfetto. Quelli sono dei golem o sono solo rocce? No, mi sa che sono solo rocce. Allora, con calma, Leela. Ah, bene. Mancavano effettivamente le palle di fuoco, eh. Allora, 1, 2, 3 e 4, d'accordo. 2, 3, 4. Ok, ce l'abbiamo fatta in modo abbastanza semplice. Okay. Dio mio, non farlo mai più, te l'ho già detto la scorsa puntata. Cazzo sei, Flintstones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e via, perfetto. Dimmi che c'è un checkpoint fra poco, perché qua... il rischio di morte è abbastanza alto. Ok, non credo sia un checkpoint. Dio mio, Leela! Cazzo! Oh! Sì, sì, mordicchia, ti è. Fantastico! Qua è chiusa? Sì, è chiusa. Allora. Dio mio, la telecamera. Oh, con calma. Con calma. Oh, dell'energia e dell'oro. E qui c'è qualcosa di nascosto? Perché sembra così? Forse no, eh. Dimmi che è un checkpoint, perfetto. Dio mio. È arrivato il mago. Ecco fatto. Così non siete tanto difficili da abbattere. Il problema è quello di esplosivo, che non ho proprio idea di come tirarlo giù. Quello esplosivo io veramente non ho idea di come tirarlo giù. È velocissimo, esplode, fa un sacco di danno. Credo che questa sia la direzione giusta, tra l'altro. Grazie.
tizio esplosivo? No, perfetto. Allora, solo il tizio magico. Ok, con calma, Lela. Cerca di fare attenzione e non farti colpire da nessuno. Mi sarà di grande aiuto. Sì, fallo però, Lela. Ok. Ah, abbiamo aperto un muro. Ottimo, mi sa che da lì si prosegue allora. Dell'oro, è grazie. Mio, tutto mio. Tutto quello che vuoi. Allora, con calma. Facciamo un attimo un passo indietro. Che quella barchetta vuol dire che possiamo arrivare dall'altro lato. Tant'è che io pensavo che la barchetta fosse la cosa giusta da fare, perdonami. Mi sono visto morto, ho appena sentito blu blu. Qua non c'è niente, no. Ehi, Lela? Il personaggio si è incastrato, ok. Dio, ci manca solo quello. Se adesso cadiamo mentre saltiamo giù da sta barchetta. Ok. Dio mio, sto gioco mi fa venire la tachicardia potente. C'è nulla da queste parti? No, ok. Io lo so che ho detto che sti cazzi, collezionabili, tutto il resto. È tornato il tizio esplosivo. Vedi, è imbloccabile. Voi mi avete detto salta vicino alla lava che magari così lui ti cade dentro. Sì, poteva essere un'idea. Il problema è quando non c'è la lava. L'avrei potuto fare con un occhio solo. Mi sa che l'unica soluzione è usare l'attacco speciale. Più di quanto uccida me. L'unica opzione plausibile è fare questo. Almeno c'ho l'invincibilità in quel momento. Certo, consumare una carica intera. Ah, ok. Consumare una carica ok, certo. Intera per poter usare questa roba. Anzi, per uccidere un nemico solo. Non è molto pratico, me ne rendo conto. Però è l'unica opzione che ho. Aspetta, oro. Ma quindi sto cristallo? No, non serve a nulla. Il cristallo abbiamo capito che in realtà era solo quello, un cristallo. Di qua si prosegue, secondo me. Sì, ma colpiscilo, Lela. Dio mio. Calci i pugni, però. Allora, puoi fare un calcio volante, ma non puoi fare un pugno volante. Giustamente. Questo è mio. Che meraviglia. Un altro mordocchio è stato liberato. E sono 8, quindi sto livello durerà l'ira di Dio. Come faccio a passare? Allora, se mi hai fatto vedere praticamente dalla finestrella quella cosa, qualcosa vuol dire, no? Il problema è che cosa vuol dire, non ne ho idea. Allora, su questi piloni posso salirci? Mi sa di sì. Credo di sì, in realtà. Non ne ho la certezza. Sì, 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 ci arrivo. Con un po' di difficoltà, ma ci arrivo. Allora, con calma, Lela, che se qua cadi ti spezzi la gambina e poi tec tec che scherzo che fai, eh. Ti prego, non... No, mai più, Lela. Non dirmi che ha tempo, perché sta roba mi rugherebbe un filino il cazzo. Ah, bene, posso salire anche qua sopra. Bene, brava Lela. Allora, sali anche qui. Vediamo se ora è aperto. Perfetto, è aperto. E cosa abbiamo trovato in questa magica grotta? Posso prenderlo? Forse mi potrebbe tornare utile. E dai, la morte non è poi così male. E dai. Allora,
Si è sbloccata questa porticciola. E io mi prendo anche la mia cura. Tutto qui però mi sembra strano. Mi sembra un filo strano che fosse tutto qui. Tre con un colpo. Ottimo. Bel colpo, Lela. Allora, il nostro caro amico entra, è passato da lì. Questo vuol dire che anche noi dovremmo andare da lì. Però io sto cercando un po' tutti gli oggetti che non si sa mai che potrebbero essere utili. Tipo questa cura me la prendo. Me la prendo volentieri. Così almeno, ecco appunto, da questo checkpoint arriviamo già con la vita piena. Qua c'è un'altra cura nel caso mi servisse. Tu che cazzo sei? Posizionare l'articolo dell'invocatura nell'incavatura. È mio, tutto mio. Tutto tuo, Lela. Proviamoci. E che è? Lela Jones e il teschio di cristallo. Ah. Sta per succedere qualcosa. Ho come un osso in gola. Buona questa. Ma dai, ma perché tagliate i cazzo di discorsi? Ma porca puttana. Che cazzo è? Vieni qua. Fammi indovinare, quel tizio lì evoca tutti i morti da terra. Cosa? Sono sveglio. Ovviamente. Quando mai non c'è un necromante? E dai, la morte non è poi così. Ehi, cosa mi sono? Sono tornato. Forse la soluzione pratica è usare il trucco che mi avete detto, cercandoli di far cadere nella lava. Ehi, Lela, non è difficile, forza. Cosa? Sono di qua? Sveglio. No, Ok, i tizi sono ritornati in vita. Tutti, anche quello là che neanche doveva restare in vita. Ah, sei morto di nuovo. La morte. Allora, con calma. Questa battaglia non è difficile. Il fatto è che rievocando i morti mi ruga un po' le balle. È morto? È morto. Sto sanguinando. Finalmente. Grazie delle cure. Tutti i cadaveri? Crepati anche loro? Benissimo. Ok, non è stata una battaglia difficile, assolutamente. Il più era dover fare attenzione ai cosi, ma finché salivo qua sopra neanche mi prendevano, quindi... ecco, una carica, è meglio tenersela sempre pronta. Sempre meglio tenerla una carica, non si sa mai. Allora, secondo me qua il livello non è ancora finito. Mancano troppi mordicchi per essere finito. Qua non c'è nulla. Andiamo negli ultimi tre vasi. Cura, carica e niente più. Ce n'è ancora uno, proviamo. Io avrei provato anche a fare quello che mi avete detto, di cercare di saltare oltre qua, ma secondo me l'intelligenza artificiale li avrebbe salvati e gli avrebbe fatto fare il giro. Se dopo c'è ancora la possibilità, proviamo. Ma non garantisco il successo di questo, di questa idea, purtroppo. Quante belle cariche. Ma... ah, ok, stavo dicendo. Sei finita, io sono un osso duro. Non vedo. Così tanto da colpire con te. Ehi, ma tu? Tu sei più figo degli altri. Vabbè, sei morto uguale, però figa. Eri bello tosto. La cura?
Ehi, pau. Dio mio, Leila, quanto mi dispiace che ti hanno fatto questa roba. Siamo tornati al mercato? No, non è il mercato. Quella cura sicuramente non la potremo prendere più, quindi la prendo adesso e non ci pensiamo. Non so se è più veloce correre, saltare o rotolare. Ovviamente. C'è solo sole sul sole, giustamente. Dai, Proprio sul nervo del gomito. Questo ti ucciderà più di quanto uccida me. Allora, c'è un altro di quelli grossi lì. Quindi, facendo un attimo attenzione. Voglio provarci, ma... Che cacchio è? Ah, è rif... Madonna, pensavo ci fosse una piattaforma che si muoveva, invece... È solo la linea del bordo. No, non ce la farei mai. Proviamo. Vedi, l'intelligenza artificiale, per quella poca che è, l'ha salvato. Per quella poca che è, comunque, non gli permette di cadere di sotto, gli fa fare il giro. Certo, è una cazzata, Però sta alla sinistra, comunque sta durando un sacco. Non me l'aspettavo, devo essere sincero. Dammi. Ehi, prendi tutta la roba, Leila. Sono anche meglio degli steroidi. Giustamente. Sono più buone le vitamine, no? È mio, tutto mio. Hanno un sapore migliore le vitamine. Che dire. Ma quindi che dobbiamo fare noi in tutta sta storia? Dovrò entrare là dentro di sicuro. Ehi, di qua. Ecco qua. Allora, facciamo un attimo attenzione, Leila. Cerchiamo di non crepare contro gli stregoni. Quella carica potrebbe essere utile, ma vorrei non rischiarmela. Cristo. Allora, facciamo una cosa intelligente. Prendiamo la rincorsa. Eccoci qua. Che culo. È molto rischioso. Sto gioco coi salti non ha un gran rapporto, devo dire. Effettivamente con Bender ne abbiamo avuto la straprova. Con Fry in realtà neanche troppo. Diventerai una mutante. Certo. Con Fry neanche troppo. Perché non c'era molto da saltare, c'era molto da sparare. Con Bender, Dio mio, quante volte che siamo caduti per delle cazzate. Delle cazzate, mio Dio. Allora, qua non c'è nulla, perfetto. Vorrei accendere una luce. Che cazzo? Ma che cazzo? E se provo a colpire la statua? Era la soluzione. Peccato che non si vedesse un cazzo di nulla. E questa me la prendo. Un'altra porta si apre, dei nemici appaiono, giustamente. Morti ai vivi! Benissimo. Mi fa piacere che vengano a cercare di ammazzarmi. Allora, io intanto racimolo tutto il racimolabile. E mi preparo all'esplosione, più che altro. Dove è finito il tizio? Era qua, è corso adesso. Merda. Il tizio con la spada che fine ha fatto? Vabbè, intanto c'è lui. Lo scontro più appassionante della storia. Ah, eccolo qua. Perché? Quando sei finito qui, scusami? Ecco, infatti si è aperta. Scusa, quando è finito lì lui? Non ne ho idea. Bene, qua proseguo. E si è chiusa subito la porta. Ah, ecco fatto. Grazie telecamera che sei sempre molto molto gentile con me. Certo che nei punti di buio in sto gioco non si vede
gran ceppola di niente. Ma proprio niente. Ecco fatto. No, triangolo Lela. Triangolo Lela. Ecco qua. Io qua vedo solo due torri, quindi le altre due torri devono essere dall'ala destra, di sicuro. Niente oro. Comunque i nemici nelle aree strette sempre molto gentili, eh. Lo so, questa è stata... Sei finita, io sono un osso duro. È stata sprecatissima questa. Aspetta, oh, meno male che... che culo. Mi sarà di grande aiuto. No, credimi, no, non ti sarà di nessun aiuto quel mordicchio. Meno male che l'ho visto che c'era dentro un mordicchio. Prendi questo, cattivo. Cattivo. Grazie. Prendile però le cose, Lela. Vediamo, da questo lato non c'è nulla. Da quest'altro lato non c'è nulla. Qua c'è questo spioncino. Ecco fatto. Ah, ecco perché c'era uno spioncino. Per farti vedere che c'erano dei nemici. Ma stai zitto. Proprio della gente, stai zitto. Almeno smetti di piangere. Mi serve un ultimo lingotto d'oro per avere un'altra vita. Dai, vieni qua. Vieni qua. Beh, non è stato difficile. Allora, grazie, grazie. Non ne ho idea. Ok, quindi è giusta. Ah, bene. Devo trovare anche la combinazione esatta. Fantastico. Benissimo, devo anche trovare la combinazione. Una con un occhio solo e i capelli viola. Stavo per morire. Alla salute. Di brutto. Ho bisogno dell'altra cura. Eccola qua, meno male. Niente, mi rimane solo l'ultimo tentativo. Ah, ok, no. Questo? Ok, no. Quindi questo. Questo qua. Questo. E infine questo. Oh, che culo. Io odio queste cose delle combinazioni. Perché... Che piedoni. Non hai poche possibilità, ne hai fin troppe. Allora, aspetta. Ecco, ma che crepi? Dio mio. Una con un occhio solo e i capelli viola. Che sfiga. Ok. Meno male che non l'ho usato allora il calcio prima contro quello grosso. Crepaci. Oh, Dio mio. Questa porta secondo me si apre ora. Cure? Non lo so. Grazie. Grazie delle cure. Ovviamente c'era qualcosa di nascosto. Diventerai una qui. Mutante. Diventerai un mordicchio mut... La telecamera però, Cristo Dio. Qualcuno sotto i commenti mi ha detto: questo gioco è vero, è fatto di merda, però per me è molto importante, mi ricorda la mia infanzia, ci ho giocato tantissimo. Guarda, per carità, anche io ho giocato a giochi brutti. Ok, ammetto di non essere, di non ricordarne neanche uno. Posso per caso rifarlo? No, eh? Guarda, a sto punto sbaglio apposta. Beh, almeno hanno smesso di sparare fuoco. Allora, sole, C1, fuoco, non lo so, luna e quello, il mezz'occhio di Mike Wazowski.
D'accordo, quindi il primo è il sole, che si trova di sicuro da questo lato. Spara. Ok, spara di nuovo. Eccolo qua. Il primo è il sole. Perfetto. Il secondo è il C1. Spara. Lo so. Mi sono preso al culo, ma proprio potente questo coso qua. Questa palla di fuoco. Allora, spara, perfetto. Ecco fatto. Questo è giusto. Poi dopo il C1 c'era il fuoco, che è là in fondo. Benissimo. Spara di nuovo. Oh. Perfetto, meno male che sta roba non è a tempo, guarda. Di qua, perfetto. Allora, spara di nuovo. Spalla di fuoco. E infine, ok, ho preso il fuoco. No, cos'è? Il terzo, il quarto è lo scudo. Ok, uff. Dio mio, lo scudo è lì. Ok, proteggiti. Spara. Perfetto. Eccomi qua, è giusto? Sì. Poi dopo lo scudo c'è la luna. Quello è il sole, quindi la luna è quella. Ok, spara di nuovo che così passo. Perfetto. No, questo è il mezz'occhio di Mike Wazowski. Ecco qua, perfetto. La luna è quella lì, giusto? Credo di sì, Dio mio, la telecamera. Adesso la spacco. Quella è la telecamera, giusto? È la luna. Sì, perfetto. Dopo la luna, infine, viene l'occhio di Mike Wazowski. Allora, spara. Perfetto. Ok, passa e passa. Perfetto. Ok, spara la palla. Eccoci qua. Finalmente è andata. Oh, bene, anche le palline in mezzo ora. Tu spari più? Ok. Allora, mi prendo questa cura per sicurezza. Allora, tu esci fuori? No. Ok, con calma. Neanche i livelli di Super Mario c'hanno così tante palline di fuoco che sparano. Dai, esci fuori. Ok, l'ultima. Potevo benissimo passare. Oh, Dio mio. Ok, qua ci sono le cure. Ho qua un'altra cura. Sì, un'altra cura. Ok, con calma. È mio, tutto mio. Con calma. Facciamo le cose una per volta. Ecco qua. Allora, vado e mi curo con calma prima che cadi nella lava. Sti dipinti non servono a niente. Livello finito? Beh, non mi sorprenderebbe la cosa, eh. Devo dire che non mi sorprenderebbe se fosse finito qua. Ah, bene. Un bel po' di nemici. Aia. Pezzo di merda. Il problema è che questo qua con la mazza fa molto più... Non vedo. Non vedo. Ok. Questo qua fa molto più male. Non vedo. Telecamera di merda. Dio mio, guarda se devi usare anche in questo gioco la tattica Dark Soul. Ascolta. Oh, è andato. Dio mio. Un agro peggiore di questo mai visto. La telecamera, vabbè, non ne parliamo, ascolta. La telecamera è veramente merda. Ma proprio tanto. Non è ancora finito. Non è ancora finito questo coso. Oh. Oh.
Oh, e questo è andato. Questo è mio, grazie. Qua è chiuso. Oh, bene. Un altro con la mazza chiodata. Come se già non fossero pochi. Non vedo. Merda, ho sbagliato. Ultimo mordicchio. Ok. 100 di questi. Io me ne vado, ascolta. Ciao. Fanculo i nemici, ho preso tutto il resto. Oh. 33 minuti di livello di merda. 33 minuti di livello del cazzo. Signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Dio mio, sto gioco mi ucciderà. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.